Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Allora, oggi un video un pochino diverso. Faremo l'applicazione insieme di due correttori che sono usciti recentemente. Sono usciti il mese scorso, sì, credo era il mese di novembre, al massimo tra il fine ottobre e gli inizi di novembre. Sto parlando dei nuovi correttori Ristretto Concealer di Neve Cosmetics che io ho in due colorazioni. Ho la medium e il light e poi il nuovo correttore Regeneration di Nabla. In questo caso ho preso la colorazione light peach. Allora, sono due correttori, ripeto, relativamente nuovi. Sono stati già abbondantemente recensiti da altri canali, YouTuber famose o meno. Volevo dare anch'io il mio piccolo contributo da portatrice sana di contorno occhi maturo, segnato e secco, che si segna molto facilmente con i correttori, e mi sono rimasta piacevolmente stupita da tutti e due, perché devo dare un ottimo voto a tutti e due i correttori. Sono diversi, ma per alcuni versi simili. Allora, sono tutti e due dei correttori molto sottili, contengono tutti e due acido ialuronico e Per quanto riguarda il correttore di neve, oltre a contenere l'acido ialuronico, contiene anche estratto di olio di caffè. Invece, per quanto riguarda Il Regeneration di Nabla contiene anche degli ingredienti attivi che vengono sottolineati dalla casa produttrice, che sono il glucosile speridin, che è estratto un antiossidante estratto dal frutto del limone, riduce l'apparenza dei cerchi scuri e delle borse, poi contiene estratto di fiore di ipocastano, che anche questo contribuisce a ridurre le linee sottili intorno agli occhi, e in più contiene fruttosio che aiuta a idratare la pelle. Anche questo, ho letto l'INCI, contiene acido ialuronico. tra i due, questo è sicuramente un pochino più siliconoso. contiene maggiori quantità di silicone, è molto più levicante. Questo è prodotto da Neve, ho sentito qualcuno dire naturale, non lo definirei un contorno occhi bio naturale, perché comunque Diversi ingredienti che non sono propriamente bio, ma Bando alle ciance, magari facciamo qualche considerazione alla fine. Proviamo i correttori. Non vi spaventate, che quando riprenderà il video sarò completamente struccata, così avrete modo di vedere le mie bellissime occhiaie. Allora, ci vediamo dopo. Per i saluti, vi lascio all'applicazione dei due correttori. Allora, eccomi qui, viso completamente struccato. Come potete vedere, Io ho delle belle occhiaie, anche dei bei solchi, e ho proprio tutta l'area dell'occhio, anche la palpebra, molto scura. Quindi io ho bisogno proprio di una bella correzione anche cromatica. vediamo adesso i due correttori a confronto. Magari vi faccio vedere, Faccio un occhio con il Ristretto Concealer e un occhio con il correttore di Nabla, tanto insomma più o meno lì vedete.
Allora, partiamo con il correttore della neve. Io ho preso due colorazioni. Ho preso la medium e la light perché non ero ben sicura, l'ho comprato online e li ho presi tutti e due. Li ho presi in sconto lancio, più avevo anche uno sconto di una ragazza che mi ha passato il suo sconto del 10%, quindi ho avuto un 15 più 10, quindi insomma ecco, ho avuto un buono sconto. Ma ecco, potrebbe essere comunque. Anche adesso per il Black Friday sicuramente anche Neve farà nuovamente gli sconti. Allora io utilizzo prevalentemente il medium. Come è stato già detto un po' da tutti, bisogna metterne poco. Ecco, basta una puntina. E poi io con questo lo metto quasi sempre con il dito, con la spugnetta non viene bene, non mi piace. Ho provato una volta anche con il pennello, ma non è che ecco, l'applicazione migliore che ho trovato è stata proprio con il dito. Vi faccio vedere, ha un colore bello pescato. Io vado anche bene nell'angolo e anche un pochino sopra, che inizia un po' a schiarire questa mia area del contorno occhi, che come vi ho detto è tutta abbastanza scura. Ecco, questo è l'effetto con il correttore. Vedete che comunque ha schiarito molto l'area e l'occhiaia si vede molto meno. Io non cerco correttori super coprenti perché comunque so che bene o male questo mio solco è un po' difficile da coprire. Ne possiamo mettere ancora una puntina. Io preferisco sempre così, poco alla volta. Andiamo a schiarire anche sul lato esterno. È un correttore abbastanza secco, asciutto, nel senso che si asciuga subito. Per chi ha un contorno occhi segnato un po' secco, io direi anche di non settarlo. Vedete voi, se proprio ecco, uno vuole, scegliete una cipria molto sottile, delicata. Io ad esempio in questo momento sto usando questa di Charlotte Tilbury. Ne prendo veramente una piccolissima parte. E lo setto. Ecco qui. C'è una bella differenza. Potrebbe tranquillamente non settare. Io per abitudine setto un po' tutti i correttori. Passiamo invece adesso al correttore di Nabla. Io ho preso anche in questo caso una correzione correttiva. Ho preso il Light Peach. Ecco qui, non so se si legge. Allora, a livello di ingredienti, questo è molto più siliconico, ma non che questo sia un prodotto naturale. Ho sentito qualcuno dire lo produce Neve, quindi è bio e naturale. No, se guardate gli ingredienti anche di questo correttore, ce n'è di sostanze. Contiene anche lui acido ialuronico, quindi ha comunque ecco, questo effetto idratante. Ripeto, si asciuga, ma non secca. Questo è il correttore di Nabla, bel
packaging molto bello, bianco e oro, anche se io ho qualche cosa che non mi piace, sono questi correttori a spugnetta, a me non piacciono. Tanto per farvi un'idea, questo è il famoso cancelletà di Maybelline. Io ho tolto la spugnetta, lo uso senza spugnetta. Questo lo sto lasciando così perché comunque ho paura di rovinarlo. Allora, proseguiamo anche con questo. Io generalmente lo scarico quasi sempre, tutte le volte, faccio un paio di giretti. Inizio ad applicarlo sempre qui nella C dell'occhiaia. Quest'occhio purtroppo ha anche oggi una borsa molto più evidente. Anche questo preferisco con il dito. Poi se c'è bisogno lo metto ancora. Per quanto riguarda le quantità, il correttore di neve è effettivamente poco prodotto. Vedete, questo è molto più chiaro e illuminante rispetto a questo. Ecco, l'occhiaia comunque la nasconde. Ecco qui, questo è il... Prendo uno specchio. per vedermi un attimo da vicino. Questo qui rimane un po' più morbido. Setto velocemente anche questo di Nabla. Ecco, questo è l'effetto dei due correttori. Mi avvicino un pochino in modo che possiate vederli. Oggi forse non era il giorno migliore per le mie occhiaie per fare questo video. Poi proseguo con il fondotinta che sto usando in questo momento. Anzi, dato che ci siamo oggi, facciamolo insieme, così proviamo anche questo fondotinta. Allora, L'Oreal Accor Parfait Nude, siero colorato rimpolpante con 1% di acido ialuronico. Io ho la colorazione 2-3 Light. Allora, prima va sempre shakerato. Io ne metto qualche goccina sul viso. Fate sempre Attenzione attenzione. che è molto liquido. Ne metto anche qualcosa sul pennello. Ecco qui, io lo lavoro bene con questo pennello duo fibre che lo fa penetrare bene, il prodotto sulla pelle. E questo è il risultato, ecco, è un fondotinta molto naturale, effetto Seconda pelle, ecco, però io lo trovo adatto. per tutti i giorni. Si asciuga anche lui Abbastanza. Generalmente io aspetto qualche minuto,
magari nel frattempo mi faccio le sopracciglia, Oggi ad esempio le ho già fatte. proseguo con il Trucco e ci vediamo dopo per i saluti finali. Allora, trucco completato. Tra l'altro oggi ho effettuato il trucco con la mia nuovissima mini metropolis di Natasha Denona. La mia conformazione dell'occhio non è proprio l'ideale per poter far vedere bene il trucco, però come lo facevo, volevo far vedere, mi avvicino un pochino, ho usato la mini metropolis di Natasha Denona che ho comprato recentemente, però mi sono aiutata per quanto riguarda ombre e scurire un po' con la mia amatissima Shade and Light di Kat Von D. Questa io ce l'ho Da parecchio tempo, ecco, ma la trovo sicuramente ottima per quanto riguarda i di trucchi. base perché ho Una bellissima cialda di colore burro chiaro. ho questo per le ombre, un pochino per scaldare, ecco, e poi ci sono tutta una serie di medium di colori matte per aiutarmi a definire il trucco. Allora, Facciamo qualche considerazione su questi due correttori. Come vi ho detto all'inizio del video, mi piacciono tutti e due, li consiglio tutti e due, sono relativamente diversi, ma simili. Sono tutti e due. Ad esempio, ecco, se prendete tipo la colorazione medium, È leggermente pescata, arancia, arancia, lo stesso per quanto riguarda la colorazione light peach, quindi aiuta per quanto riguarda la cromocorrezione delle occhiaie. questo di Neve, ne basta veramente pochissimo, non esagerate perché sennò è troppo e dopo vi va a segnare perché deve rimanere proprio molto molto sottile sul contorno occhi. Funziona bene anche sul mio contorno occhi maturo e segnato. L'importante, ecco, è metterne piccole quantità e distribuirlo bene. Può essere anche non settato se non lo ritenete opportuno, perché comunque resta abbastanza asciutto e non si muove. Io, come ho detto durante l'applicazione, lo setto comunque, magari pochissimo, con un leggerissimo strato di cipria. Questo di Nabla è più morbido, più idratante. Questo lo stesso in teoria teoria potrebbe anche non essere settato. Io setto tutti i correttori perché sono abituata a così e poi trovo che comunque, ecco, gli faccia comunque bene. Allora, questo è tutto per questo video recensione dei due correttori usciti in casa Neve Cosmetics e Nabla. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, qualora voi vogliate approfittare degli sconti magari del Black Black Friday per comprarne uno dei due. sono tutti e due molto, molto validi. Se dovessi dare una Preferenza, forse darei un filino di punto in più a questo di neve. mi piace un pochino di più. Forse ecco perché mi aiuta a correggere bene le occhiaie. Ne basta veramente poco, perché insomma per me È importante che possa lavorare bene con poco prodotto. Però ecco, li metto tutte e due più o meno sullo stesso livello. A questo do forse un leggero più, almeno per quanto riguarda riguarda il mio parere personale. Spero che il video vi sia piaciuto.
Nel qual caso mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale se volete continuare a seguirmi nei prossimi video. Io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!